Ci troviamo a Mugnano del Cardinale, Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni, con noi la dirigente Gina Conte. Quest'anno è stato un anno intenso, varie manifestazioni che hanno spaziato su più campi. Oggi Musicarte, ci può spiegare un po' cos'è in effetti questa manifestazione di oggi? Sì, buonasera, grazie di essere qua. La manifestazione di oggi, Musicarte, la parola stessa ce lo dice, è una manifestazione finale che raccoglie i prodotti, il frutto di quanto fatto durante l'anno, quindi il concerto dei ragazzi dello strumento musicale con l'orchestra, insieme all'orchestra anche del liceo musicale dell'Isis Nobile Amundsen, dove io sono reggente anche per quest'anno scolastico. Inoltre ci saranno una rappresentazione da parte dei ragazzi della scuola di primo grado sia di Sirignano che di Mugnano, e metteranno in scena un monologo e altre forme d'arte come la danza, il canto, e quindi davvero una bellissima rappresentazione che dà espressione di creatività di questi nostri bravissimi alunni del Manzoni e dell'Isis Nobile Amundsen. Davvero alla fine di un anno scolastico si raccolgono i frutti, si raccoglie quanto seminato durante l'anno, quindi tutte le competenze, ecco, che da conoscenze poi si trasformano appunto in competenze, quindi grazie alla bravura dei docenti e di tutto il corpo docente, quindi davvero ringrazio tutti, il personale ATA e tutti i genitori che insieme come una vera e propria comunità educante permettono tutto questo. Sì, avete speso molto tempo per organizzare questo evento? Allora, l'organizzazione di questo evento non tanta, qualche telefonata. Ringrazio davvero tanto i comuni di Mugnano del Cardinale e di Sirignano per il contributo che ci daranno, perché comunque per permettere che tutto possa avvenire nel migliore dei modi abbiamo chiamato comunque un service per amplificare gli strumenti, grazie al contributo appunto economico del comune di Mugnano del Cardinale e di Sirignano, e anche ringrazio vivamente Don Giuseppe che ci ha messo a disposizione un bel numero di sedie, così permettiamo ai genitori di stare comodamente seduti per assistere allo spettacolo dei propri figli. Quindi un grande lavoro di squadra, di collaborazione da parte di tutti, e come tutte le cose, quando ci mettiamo la passione e l'amore, poi ci auguriamo, almeno mi auguro, che riescano bene. Noi vi abbiamo seguito per tutto l'anno. Ci fa un bilancio di quest'anno? Assolutamente positivo, un bilancio positivo, un anno faticoso, però quando si ama ciò che si fa, alla fine la fatica arriva in secondo piano, quella fisica, perché si arriva alla conclusione di un percorso soddisfatti. Io mi ritengo soddisfatta di quest'anno scolastico, abbiamo veramente contribuito a trasmettere ai ragazzi dei messaggi importanti, al di là dei programmi, dei libri di testo, di tutto quello che chiaramente fanno, perché devono fare, no? In tutte le discipline, però mi auguro, almeno spero, soprattutto i ragazzi che vanno via di terza media, di aver, che i docenti, che insieme tutta la comunità abbia potuto trasmettere dei valori importanti di solidarietà, di crescita e di davvero cittadinanza attiva. Grazie. Grazie a lei, grazie. Thank you.
Ci troviamo con la professoressa Monica Barbati, è stata un po' la coordinatrice di questi lavori. Ci può spiegare un po' questi ragazzi cosa hanno fatto, come si sono impegnati? Cosa avete disegnato? Cosa avete costruito? Allora, i lavori che vediamo qua esposti sono tutta una serie di lavori che vengono fuori da una serie di impegni che la scuola porta a livello extrascolastico. Per esempio abbiamo affissi quelli che sono stati tutta la raccolta dei temi sulla legalità, i fumetti della legalità, per cui la scuola partecipa ogni anno a quello che è il concorso Pretendiamo la legalità, che è indetto dal Polizia di Stato. Quindi abbiamo esposto quelli che sono stati premiati dell'anno, e anche quest'anno infatti abbiamo visto il primo e il secondo premio, e ogni anno si partecipa con una tematica diversa. Questi operatori vengono, fanno dei corsi di formazione, anche noi a livello interdisciplinare con l'educazione civica affrontiamo sempre i temi riguardanti le regole, il rispetto delle regole, e quindi abbiamo affrontato diversi temi nel corso degli anni, che ne so, il gioco d'azzardo, oppure la vendita di quelli che sono gli organi, e quest'anno invece abbiamo affrontato quello che è il tema della violenza sulle donne, che purtroppo, diciamo, è sempre sulle scene della cronaca, vincendo il primo e il secondo premio. Da quest'altra parte invece abbiamo messo in esposizione quelli che sono stati i primi premi e i secondi premi di quest'altro concorso di cui partecipiamo sempre, che sono i Mai d'Argento, e quindi quest'anno abbiamo vinto il primo premio con le maschere parlanti, per cui diciamo, abbiamo dato questo incarico ai ragazzi dopo aver fatto sempre, diciamo, questa opera di formazione all'interno delle classi del tema ecologico. Ogni ragazzo ha provato a dare una sua immagine della natura, quindi è venuto fuori un caleidoscopio di maschere, ognuno rappresenta la maschera della natura in modo diverso, e ogni maschera parla, nel senso che su ogni maschera è stato poi inciso come se fosse proprio una scritta indelebile quello che la natura secondo loro ha immaginato gli dicesse per rispettare l'ambiente. Oltre a questo poi abbiamo anche i due plastici, uno che rappresenta quello che diciamo la concezione secondo i ragazzi di quello che dovrebbe essere un parco ecologico, sempre all'insegna dell'ecologia, con il rispetto di quelle che sono le forme di energia green, quindi acqua calda, e riscaldamento, illuminazione, tutto fatto con queste che sono le energie alternative. E quello che ha vinto quest'anno invece è il Picnic Green Park, cioè i ragazzi hanno addirittura immaginato che l'area picnic dovesse essere a livello green totale, nel senso che non soltanto l'arredamento, tutto fatto di legno, addirittura hanno immaginato che sopra gli alberi ci fossero i nidi, no? che ospitano la nidificazione degli animali, la raccolta differenziata, ma addirittura ci sta un orto diciamo, per cui le persone che dovrebbero andare in questo giardino green dovrebbero consumare a chilometri zero con queste che sono delle derrate alimentari che vengono poi alimentate con dell'acqua che viene raccolta con l'acqua piovana e poi viene irrigata con questo sistema capillare, quindi veramente entriamo proprio nei mini particolari. Dall'altra parte invece abbiamo una serie di plastici che sono stati realizzati a cura della professoressa di tecnologia Zotti, che è molto sensibile a quello che è, diciamo, il tema green, e quindi lei non soltanto, diciamo, ha preparato questi ragazzi, lei non soltanto l'ha spiegati, diciamo, in classe, ma addirittura anche i ragazzi si sono messi proprio all'opera con le mani in pasta e hanno realizzato queste centrali idroelettriche, termoelettriche, quindi sono diventati esperti, diciamo, di questa politica green. Ancora c'è un'esposizione di quelli che sono i lavori che fanno i ragazzi quando fanno l'esame di fine anno, per cui le terze affrontano quella che è la tematica della pittura, e quindi arrivano a realizzare il quadro d'autore, quindi ognuno poi si specializza, diciamo, in autore, che porta poi all'esame. E poi ancora ci sono anche i lavori di italiano, se li avete visti, non so, appesi, quindi questa rielaborazione, diciamo, un poco diciamo simpatica, per cui loro realizzano, andando a pescare dentro al testo, delle parole da cui vengono fuori delle poesie. E poi ancora la sezione diciamo della Shoah, che avete visto nell'angolo, perché ogni anno la scuola fa anche questa rappresentazione della Shoah, e quindi si fa la scenografia, i balletti vari e l'esposizione di quelli che sono poi i gemelli che noi utilizziamo quando facciamo la marcia della legalità, quindi un po' di tutto.
Come vi siete organizzati per dare i premi, primo premio, secondo premio? C'è stata una commissione? Come ha funzionato? No, in realtà i premi li danno le organizzazioni a cui noi partecipiamo, quindi per esempio quest'anno i primi, i secondi premi, anche i filmati, ci sta una sezione dedicata anche ai filmati, abbiamo vinto il film per il secondo premio, vengono dati dalla commissione Mai d'Argento a cui ogni anno partecipiamo. In più ci sta l'altro concorso a cui partecipiamo sempre, che è quello della BIMED, si fa questa gita extrascolastica per cui le seconde vanno a questa esperienza, per cui si abbina l'aspetto ludico in questa bellissima cornice che poi sono le isole Dremiti, però fanno anche dei giochi culturali e quindi ci sta, che ne so, il gioco creativo, ci sta la lettura con l'incontro con l'autore, e la sera invece si esibiscono in questi balli che vedremo. E anche quest'anno loro hanno vinto un premio, quindi si sono portati questo premio a casa per la migliore coreografia, per non parlare poi della Fiore all'Occhiello della Manzoni, che è proprio questo concerto musicale che vedremo tra poco. E non ci stanno solo i ragazzi del Manzoni quest'anno, ci sta anche, hanno ospitato anche il liceo musicale Amundsen di Lauro, quindi si esibiranno in brani che non sono essenzialmente musicali ma anche moderni. Ci sarà Pino Danieli, ci sarà D'André, quindi ci sarà da divertirsi. Allora, siamo con Fiore Maria Cristina, musicarte. Abbiamo visto l'arte dei ragazzi, i vari disegni, i vari lavori fatti. Per quanto riguarda la musica invece, ci può dire qualcosa? La musica riguarda il nostro complesso e dei quattro strumenti base, che è il violino, pianoforte, oboe e flauto, e niente, però abbiamo avuto la collaborazione con il liceo di Lauro, in cui faremo una performance insieme, un piccolo programmino invece internostro per includere anche i ragazzi in prima fase, ossia della prima media, e quindi di coinvolgere in questa esperienza che è bellissima. Che musica ci fate ascoltare? Questa c'è una sorpresa, c'è una scaletta. Abbiamo avuto un po' problemi logistici per il tempo e tutto, però ce lo può anticipare, perché il video andrà dopo, quindi la sorpresa non c'è. È un programma abbastanza variato, perché c'è la Carmen di Bizet, e ci sono poi musiche anche moderne, i Carmina Orff, e un po' di tutto, anche Pino Daniele, che è il nostro insomma, lo ricordiamo sempre molto piacere, con piacere. Quindi ci divertiremo. Lo spero per voi e anche per il lavoro che è stato fatto, per i ragazzi che sono giovanissimi, quindi non sono dei professionisti, però diciamo che il lavoro dovrebbe essere a conclusione bello. Grazie a lei, buon ascolto. Ci troviamo con Domenico Masucci e Sofia Masucci. Sono dei nostri colleghi, perché questa sera faranno i presentatori. È la prima volta che ti accinci a presentare un concerto? Sì, per me è la prima volta. Sono un po' emozionato, però sono sicuro che va bene. E tu fai la valletta? Cosa fai? No, anche io sono la presentatrice e anche per me è la prima volta. Sono anche un po' emozionata, però diciamo che andrò spensierata e parlerò a tutte le persone che ci guarderanno. E presenterai solo o ti sei preparata anche qualcosa da dire, da leggere? No, presenterò solo, perché mi hanno dato un testo e quindi devo seguirlo. E chi partirà per primo? Domenico. Domenico, quale sarà il primo brano che presenterai? Innanzitutto il primo brano sarà Carmen Suite di Giorgio Bizet. Ok, allora ti facciamo un in bocca al lupo a tutte e due. Speriamo che oltre a studiare diventerete anche dei colleghi, va bene? Sì, grazie. Grazie. Che vi do il benvenuto a questa bellissima serata. Siamo onorati di avervi tutti qui per partecipare al nostro spettacolo di fine anno Musicarte, organizzato dagli alunni
della scuola secondaria di primo grado con la partecipazione straordinaria degli alunni del liceo Nobile Amundsen. Quest'anno il nostro spettacolo è incentrato su tutte le forme di arte, musica, recitazione e danza. Questo per promuovere la creatività, che è senza dubbio una delle qualità maggiormente richieste, non solo a scuola, ma anche nella vita di tutti i giorni. Cominciamo il nostro spettacolo con l'esibizione di Anna Caruso, che canterà Viva la Vida dei Coldplay. Abbiamo scelto questo brano in apertura perché parla di ognuno di noi, che ci sentiamo imperatori del mondo, eppure nulla di ciò che costruiamo è eterno. Perché tutto un giorno finirà, come sabbia al vento, tutto tranne l'amore. Buon ascolto! Passo ora a presentarvi l'orchestra del nostro istituto, che suonerà Carmen Suite con introduzione a Banera Toreador di Bizet, Once Upon a Time in America di Ennio Morricone e subito dopo il brano di Hans Zimmer tratto da Pirati dei Caraibi.
grazie, dei fiori. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Scusi, tornerò. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? A prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Adesso siediti su quella seggiola. Cerco un centro di gravità permanente. Questa di Marinella è una storia vera. Minchia, signor tenente, datemi un martello! Oh, tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Parole, soltanto parole, parole tra noi. Ma parlami di te, bella signora. Non sono una signora. Piccola Ghetti, ti ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Coso, frate, coso? Marco, grosse scarpe, poca carne. Mamma Maria. Tu dimmi quando? Yesterday. Ah, mamma Marco, che a ballare sembra un cavallo. Sì, con quella faccia un po' così, con quell'espressione un po' così. Pazza idea di fare l'amore con lui. Eh? Era un gioco, non era un fuoco. Io lavoro e penso a te. Chiudo gli occhi e penso che un sogno così non ritorni mai più. Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice. E tu apri la porta ad un guerriero di carta igienica. Bella stronza. Marco se n'è andato, non ritorna più. Ma io rinascerò cervo a primavera. Io ti odio, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Sei chiara come un'alba, mi dona fastidio, sii da me. Draghi chiù. Stasera mi butto, quando è stanoce tramonta il sol, mon amour. I miei vicini, io e te. Io e te. Seduto sul divano, al parlare del più e del meno. Ah, ti vuoi fare la baldoria? Sì. Io no, buonanotte, fiorellino. Ti prego, non uccidimi il mood, dai, please, don't go, torna sul rientro. Maestro, metti un po' di musica leggera, perché ho voglia di niente. Bravo. Ok. Soluzione, non inquinare. I colori sono i sorrisi della natura. La cura della natura dà valore alla vita. Abbi cura di me. Curami. Salviamo l'ambiente, per favore. Non lasciamo che la natura sia distrutta dallo sport. Non c'è mondo senza natura. Non conoscere il valore dell'acqua finché il pozzo non si asciuga. Prendersi cura dell'ambiente e dare valore alla vita. Fermiamoci finché siamo in tempo. Questo mondo sta bruciando. Il mondo è bello e per esso vale la pena lottare. Gentile richiesta della preside,
Stasera canterò Anima e Core, quindi la dedicherò a lei. Suona, non ci dicimmo mai perché. Bocca che va san una donna, non so sti bocca in me. Ora da chiamme non rispondo, a far rispetto a me. Ringraziamenti a questi ragazzi splendidi, ancora un applauso, dai. Senza di loro credo che non potremmo essere qua stasera. Grazie a tutti quelli che si sono esibiti prima, ci sono ancora, li vorrei qua.